Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft Mod. Oggi parliamo di una mod aggiornata 1.7.10, molto interessante e molto semplice. La mod che andiamo a parlare oggi si chiama Vending Block, ragazzi. È una mod adatta per chi ha dei server, è una mod che può creare dei negozietti, anche degli shop fatti molto bene. Questa mod è molto interessante e vi invito, come al solito alla fine del video, a lasciare interessante o non interessante, oppure se la mod è utile o inutile, quindi hashtag utile o hashtag inutile, ragazzi, come sempre. Allora, come si craftano? Eccolo qua, il vending block, ragazzi. Si crafta in questa maniera: 5 di vetro, un gold, quindi un oro, una redstone e 2 cobblestone. Per fare il cambiamento della base qui sotto basterà cambiare giustamente il metodo di crafting. Quindi in questo caso metto 2 crafting table. Pam! Cambierà soltanto la base, quindi è una cosa soltanto estetica. Allora, come funzionano? Qui ne ho impostati alcuni con Mordug. L'ho messo io, quindi viene impostato con il mio nome. Questo dice: sta vendendo un lingotto d'oro per 9 pepite. Posso entrare nella, appunto, disposizione qui all'interno, posso prendere dei nugget e posso farvi vedere un esempio di vendita. Mi metto in survival, vado a cliccare e non funziona perché, questo ve lo sto spiegando appunto adesso per questo motivo, visto che è Owner Mordug non posso comprare direttamente da me stesso perché è il mio di shop, la gente però potrà cliccare sopra per comprare. Ne ho impostato uno apposta con scritto Isinga, vedete? Questo adesso io lo devo modificare in creative, perché se no, se sono fuori creative non ho l'accesso. In questo caso io posso mettere, per esempio, Isinga sta vendendo una golden apple per un gold ingot. E adesso mi metto fuori survival, cioè fuori creative, quindi in survival. Ok, gli vado a dare un lingotto d'oro e guardate cosa fa. Avete sentito il suono? Abbiamo dato il lingotto, adesso vado a cliccare, però visto che non ho il gold ingot in mano e non c'è niente nel negozio, fa questo rumore. Però dice Isinga is accepting gold, quindi io potrei magari darglielo anche senza niente, non penso, vediamo un po'. Sì, posso darglielo e non ricevo niente in cambio, quindi potete fare anche dei tipo negozi di donazione, ragazzi, molto comodo. Allora adesso se vado a vedere con C nella creative, all'interno dello storage troviamo i gold ingot che abbiamo dato, ragazzi. Fantastica come cosa, vero? Veramente fantastica. Un'altra cosa, con questo si può fare anche un bellissimo shop per i server. In che maniera? Io posso fare questo con la wrench, vending block wrench, che si prende soltanto in creative. Andare sopra al block setting, quindi al vending block setting, mettere infinito e applicare. Adesso se io vado a dargli questi bellissimi lingotti, ci ha dato mele e lì non sono sparite. E il bello è che lì nell'inventario ci saranno appunto niente perché è infinito. Quindi è uno shop per i server in questo caso. Quindi la gente si può fare il proprio shop personale, sicuro al 100%, anche con oggetti delle mod, come potete vedere qui all'interno ci sono oggetti delle mod precedentemente fatte. E oltretutto può anche tranquillamente creare uno shop per il proprio server con appunto gli oggetti infiniti che mostrano l'oggetto all'interno e vi dice anche cosa sta vendendo. Poi in questa mod c'è anche un'altra alternativa, l'Advanced Vending Block, questo qui, che invece di avere appunto l'obbligo di mettere l'oggetto che vogliamo mettere in vendita, possiamo selezionarlo direttamente da tutta la lista degli oggetti che abbiamo all'interno del pacchetto. Quindi posso prendere, che ne so, questa bellissima, vediamo un po' se ne trovo, una spada, un'ascia, selezionarla e di qua mettere che vendo gold per comprare una Sotek Rage. Quindi se mi portate Sotek Rage vi do 2 gold. In questo caso si vede il gold all'interno, guardate, molto particolare. E sopra la lista di quello che c'è sta dentro vi dice anche l'oggetto cosa ha. Quindi Exile 1, Knockfu Back a Large Amount, più 6 Attack Damage, selling 2 gold per quell'ascia. Quindi mi devi portare quell'ascia per i 2 gold. Molto più comodo effettivamente, perché possiamo selezionare gli oggetti senza doverli avere per forza. Molto particolare. Il crafting cambia di pochissimo, perché cambia soltanto da redstone a redstone repeater, quindi cambia veramente poco. È una mod veramente utile, ragazzi. Secondo voi è utile o inutile? Ditemelo subito qua sotto nei commenti, come al solito. Troverete il link in descrizione e ci vediamo alla prossima puntata delle mod, ragazzi. Ciao ciao.